Benvenuti in un episodio su Retro Games e oggi torniamo sulla Time of 1.7. Sto facendo tantissimi episodi di sto pacchetto, però mi piace troppo ed è una delle cose di Minecraft che mi piace di più, le mod, perché posso fare tutto quello che voglio e vai. Comunque, in ogni caso, modifiche che ho fatto molto semplicemente. Sono andato avanti tanto con le api e ho creato le Industrials, le Imperial, le Industrials. Sono andato avanti, ho fatto anche l'ape del ferro, due api del ferro, una Priestina e una Ignoble, maledetta, però va bene. E poi ho fatto le Monastic. Allora, le Monastic fanno il quarzo. Io avevo detto che dovevo fare il quarzo, non mi ricordo come cazzo si chiama, la spatia e quelle là, quelle che sono devastanti, perché devo fare il Mellow Comb e si fa con il Quantum e Spatial. Non so perché, ma la Ney non mi fa vedere le api normali della Forestry, quindi non mi fa vedere le Meadows, non mi fa vedere le Forest, non mi fa vedere nessuna, e nemmeno la Monastic, questa qua. Keypog però è la prima app di tutte queste, perché se io vado a cercare qui, se io faccio questa, vado dentro qua, vado sulla Spatial, vado sulla Normal, che è un'altra che fa quarzo, vado sulla Secular e trovo la Monastic. La Monastic in realtà non ha nessun... dovrei raccogliere in natura. In natura non c'è, l'ha trovata soltanto dal tizio qua delle api, che è stata una fortuna averlo trovato, perché con 12 smeraldi e una principessa qualsiasi mi dà la Monastic Drone, un drone. Quindi dovete buttare via tantissimi smeraldi e cercare di prendere più droni possibile. Per fortuna con 5 droni sono riuscito a farne una, poi ho preso altre principesse, altri 2-3 droni, e ho fatto, sempre da sto tizio di merda, ho fatto la seconda. Qual è il problema? È che se è come tutte le altre, faceva lo scambio, cioè aumentavano sempre i cosi, quindi avrei sempre un drone che stava qua, quindi circolando mi faceva stack e stack di droni, come è successo qua. Cioè sono arrivato a un po' di stack di roba. Invece le Monastic hanno fertilità 1 come le Pharaohs, quindi o vado con la genetica, che non c'ho voglia di fare, o se no vado di smeraldi, quindi l'ho fatta di smeraldi. Adesso abbiamo l'ape del quarzo, che ha già iniziato a fare, ho lasciato fermare un po'. Abbiamo 11 stack di ferro nuggets per il momento, quindi sono un stack di lingotti, tra virgolette, sì, uno stack di lingotti. E qua ho fatto uno stack e 57 di quarzo tranquillamente. Adesso ne ho messe due, in realtà quello là l'ha fatto una sola, poi ho fatto la seconda e l'ho messa adesso, pochi minuti fa. Poi qua ho fatto due switch, uno che va alla centrifuga qui davanti per portare i comb a sciogliersi, non so come si possa dire, e dall'altra parte ho fatto che è questa qua, e poi questa qua la porta direttamente a questo smistamento che ho fatto qua, che non è collegato alla logistic pipe perché me ne sbatto altamente, però questo qua lo voglio mettere dentro qui in realtà, perché mi servono queste cose qua, i silk wisp, che mi servono per fare l'armatura della forest. Lasciate stare i miei capelli che sono devastati, però ho fatto una cosa devastante oggi, guardate il mio braccio completamente rosso. Basta, non farò mai una cosa del genere, andrò via sempre in macchina. Voi non sapete cosa è successo, quindi bene. Allora, ho fatto anche, vedete qua sotto che ci sono i nomi che crepano, un mob spawner molto easy. Non ve l'ho fatto registrare, non ve l'ho fatto vedere perché è abbastanza easy, ve lo spiego direttamente qua. È una stanza oscura con uno smistamento che mi prende soltanto le cose più interessanti, tipo Ender Pearl, Brain, ferro, ogni tanto, teste. Qua c'è questo qua che è l'Ender qualcosa, frecce, ossa, eccetera, che mi porta tutto qua. Tutto il resto, armature, cagate, stronzate, vanno tutte qua dentro. E siamo a posto, perché sì. Questa è una chest vuota che ho utilizzato per richiedere le prime oggetti, perché per fare lo smistamento devi averne almeno uno, e non è che avevo tutto questa roba qua, potevo averla ma chi se ne. E in ogni caso ho anche preso le due borsette, una è la common e questa qua, no, l'uncommon e la common, e ho tantissimi stack di queste borsette perché sì. Come funziona la farm? In poche parole, ci sono 6 grinder, che si fanno molto easy, collegati a un ender chest, a un ender tank collegato con un tubo. La cover dietro non è una cover
della Forge Microblocks, ma è una cover nuova dei tubi della Thermal Dynamics, della Thermal Expansion. Basta fare gli structural, questi qua, e li mettete insieme alla crafting a un blocco qualsiasi, farà le cover. Fanno cagare perché non coverano un cazzo, però vabbè, sono dettagli. Di qua idem, quanto potenza va nel coso, ok. Di qua idem, vedete che cosa, e qua sotto c'è l'energia che arriva tranquillamente. L'ender tank mi porta il liquido qua dentro in questo tank gigante, e l'ender chest mi porta le cose allo smistamento, molto easy, quindi non ve l'ho fatto neanche vedere perché così l'ho lasciato farmare, visto che poteva essere utile. Soprattutto il coso verde che vedete là dietro sarà molto utile per una farm che devo fare, che sarà quella più importante di tutte, quindi vedrete. Poi ho fatto nient'altro, essenzialmente ho fatto solo questo. E oggi volevo fare una farm un po' diversa. Perché? Perché mi serve una farm particolare. Visto che non ho voglia di craftare cose, tutte quelle cose là, me le prendo qua e vaffanculo tutti quanti, perché sì. Voglio un furnace generator, non c'è furnace. Ti uccido, bastardo maledetto. Allora, andiamo qui e lo facciamo imparare a sto coso, e ne prendo tipo 10.000, no, ne bastano 6, se non sbaglio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ripiazziamo qua e gli mettiamo le blaze rod, così è contento. Allora... La blaze ne ho tanta. Ma perché uso i diamanti per fare... Vabbè. Comunque, se chi se lo sta domandando, qua sotto ho fatto i tubi gialli, che sono quelli subito dopo questi qua, perché queste api qua gli ho messo il production upgrade. Cos'è il production upgrade? Aumenta la produzione di sti cosi qua del 20%. Ne ho messi 8, quindi le aumenta del 200%. Anzi no. Perché 20, 40, 60, 80, 90, 105. Più 3 fa 20, 60, 160%, cioè poteva fare almeno 200%, però consumano un bordello di energia, quindi è toccato fare una cosa un pochino grandina qua sotto. Sono tutti culinary station che in realtà ne funzionano tipo un quarto, perché la farm di alberi non regge, però. Però almeno questo qua è più o meno sempre pieno, ogni tanto bisogna controllarlo perché, come ho detto, la farm di alberi non regge, quindi... Allora, mi serve un furnace generator, mi serve la... questo qui, ne prendiamo tutti, ma sì, tanto ne useremo uno solo. Poi mi serve un harvest, che prenderò da qua perché gli harvest sono la cosa più noiosa di tutte da fare. Poi mi serve tubi a manetta, essenzialmente, una... Hardened Cell, qua ho messo un'anfra, ho preso quella là e poi l'ho scambiata. Allora, piena comunque, bisogna averla. Poi, tubi a manetta, mi servono item duct, dammene altri, e hardness, cazzo, non ho hardness. Boh, si va a acquistare hardness, quanti ne faccio? 10. Non va bene questa cosa. Ricarica. Si va veramente bene questo coso, però dovrei farne di più di questi. Quasi quasi off camera aumento la produzione di energia. Lo so che è un pochino barare, ma vaffanculo tutti quanti. Non c'ho assolutamente voglia di fare cose così. Mi ha mangiato. Ah no. Ho preso paura, ho detto non c'è più, invece in realtà l'avevo messo nell'inventario. Vabbè. Toh. Mangiatelo. Allora, questa farm è un po' particolare, quindi dobbiamo stare attenti. Cosa che mi serviva anche? Vabbè, un barrel, tranquillamente me lo faccio fare. E... non mi ricordo. Vabbè, quando lo facciamo? Lo facciamo. Ah, aspetta. Allora, prendiamo. Allora, prendiamo. Facciamo 3 di questi, prendiamo 8 di questi. Prendiamo barrel la manetta. Bella manetta, eccolo qua. Me ne servono, in realtà me ne serve uno solo, quindi anche non mi serve tanto. Mi serve un trash can che mi tocca fare. Vabbè, questo è semplice, molto easy. Facciamo anche una chest. Poi mi serve. In realtà niente di così grosso.
Ah, un autonomous activator che posso fare perché ho messo l'autocrafting, se non sbaglio. Autonomous, eccolo qui. E basta. Netherrack, fino a prova contraria. E poi io dovrei aver tutto. Esatto, dammene un poca. Allora, ci mettiamo più lontani possibile perché questa farm è un po' particolare, come ho detto. Dammi qua questo. Dammene un piantin de pi. Grazie, grazie, grazie. Dove ci mettiamo? Quasi quasi mi metto anche qui. Quanto ho di coso? Boom, perfetto. Allora, pa 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 pa. Tanto verrà cancellata sta... La toglierò questo coso. Questo... Questa passerella. Allora, prendiamo delle torce assolutamente. Torce, 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 torce. Eccolo qua. Allora, poche parole, per chi non sa cos'è sta cosa, sono degli alberi particolari che fanno redstone. Questa farm non è mia, però l'ho un po' modificata rispetto all'originale perché tutorial è di Marcus Cohn. Però l'aveva fatto nella 1.6.4. È molto simile, però, visto che nella 1.6.4 ancora il bone meal... No, era prima forse, nella 1.4.7, se non sbaglio. In poche parole il bone meal cliccavi una volta e partiva. In realtà adesso bisogna fare un po' più volte, quindi viene un po' complicata. Però la versione veloce la faccio più avanti, perché è veramente una roba complicata. Comunque. Dobbiamo piazzare questo albero qua. Qual è il brutto di questo albero? Che è va ad un sapling unico e mi fa un po' di casino. Vi faccio vedere subito. Mi serve del bone meal. Bone meal. Bone meal, bone meal, bone meal. Devo fare una farm di scheletri assolutamente. La faremo tranquilli. Più che farm di scheletri, diciamo che è talmente facile quella farm di scheletri, vi faccio vedere la base che servirà per fare la farm di smeraldi. Potete già capire cosa combinerò. Guarda che merda. Va storto sto coso, però almeno sappiamo che l'albero cresce sempre così. Quindi siamo a posto. Quindi se io metto un qualsiasi arboscello qua, anzi, se io metto l'arboscello, per farlo mettere giusto, devo metterlo qui. Però noi sappiamo che va qua, ce ne sbattiamo altamente i coglioni, stiamo un po' storti, eccetera. Questo è un blowed wood. Come ti chiami in realtà? Sì, blowed wood. Cosa fa? In poco però fa legno, fa due tipi di legno diversi. Legno che proviene da questi legni è proprio rosso, un po' brutto, è bellino però, non è che sia così speciale. E in più utilizza un... le foglie sono le cose più importanti, perché oltre a darci sapling ci danno redstone. E avete già capito che farm verrà fuori da questo albero, per chi non sa questa cosa. Ed è una cosa ottima. Allora mettiamo là, noi sappiamo che il sapling deve essere ciucciato da qui. Quindi prendiamo il nostro autonomous activator. Che ho preso la chest? Ah, per fare il trash can, ok. Allora mettiamo l'autonomous activator qui. Bastardo, è anche girato, vabbè. Ho detto, è caduto questo, ho preso paura, stavo per cadere anch'io, in realtà no. Mi ha messo un cagato sotto in maniera impressionante. Vai là e non romper le palle. Ok, si è girato. Buona, 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 si è girato bene. Allora, questo qua richiede anche energia perché l'hanno fatto. Però questo qua deve metterci dentro gli arboscelli. E fino a qua non c'è nessun problema. Perfetto. Questo non ha niente. Configurazione. Dobbiamo mettergli la configurazione a sinistra, che prenda gli oggetti, forse sopra. Non mi ricordo perché c'è, visto che l'albero è un po' un rompipalle, bisogna stare un po' attenti a queste cose, lo facciamo dopo. Qui ci mettiamo un harvester, eccolo qua, e ci facciamo un altro giro di cobblestone, di stone qua, perché sennò viene fuori un casino a lavorare. Col jetpack ok, però non mi fido tanto ad utilizzarlo molto questo jetpack qua, perché ha energia che è non risicata di più. Risichi il risico, conquista le nazioni questa cosa, vabbè. Allora mi serve un'altra chest. Vabbè,
Vabbè, usiamo questa per il momento. Abbiamo la chest che farà uscire i nostri oggetti più importanti. Noi dovremo prendere questi oggetti, ha fatto una lagata che è devastante, però va bene, e portarli a delle funes. Qua ce ne stanno 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquillamente. Poi facciamo fare un bel giro lungo a sto coso qua e dobbiamo portarlo al nostro Autonomous, che ci darà, vabbè, a parte l'energia, dovremo tirargli il blu qua sopra. Perfetto, quindi entrerà là. Poi, come ho detto, ci mettiamo le nostre furnace 2, 3, 4, 5, 6, possiamo metterle anche così. Prendiamo i nostri item cosi e dobbiamo buttarci dentro i pezzi di legno. Adesso vi faccio vedere. No, vaffanculo. Sinceramente preferivo perdere il tubo. Vabbè. Allora, dammi qua 1, 2, 3, 4, ne bastavano 3. Questo è un tipo di legno e poi i rami hanno un altro tipo di legno. Eccolo qua. Ed eccolo qua. Abbiamo i due tipi di legno che ci servono. Andiamo su e andiamo a metterli dentro. Allora, qua ci andrà whitelist red, whitelist bloodwood, vabbè, queste cose qua, quelle sezionate, diciamo. E poi qua andranno quelle intere, whitelist e whitelist. Perfetto, bastava uno di tutti, vabbè. Qua rimettiamo i blocchi così taglia via tutto e siamo a posto. Là. Anche questi? No, vabbè, no. Ma cura. Poi qua mettiamo l'uscita e mettiamo always on. Poi dobbiamo far partire l'energia. Energia la faccio uscire da qua, chi se ne. Giusto per. E ci mettiamo il nostro... Intanto mettiamo un blocco perché non voglio farlo partire subito. Qua ci sarà la nostra energy cell e poi qui ci sarà, partiranno i tubi per andare giù per di qua. Qua caviamo, dov'è? Boh, ha già finito, perfetto, veramente perfetto, vabbè. E poi qua idem, non dovevo farlo partire, è partito da solo sto bastardo, però vabbè, oh, succede. Così, no, cavati dalle palle, così, ecco, sì, perfetto. Così abbiamo il nostro impianto funzionante. Qua ci metteremo l'energy cell tranquillamente. E poi ci divertiamo adesso. Dobbiamo far arrivare tutto questo a un barrel che ho preso prima, che è qua, perché guardo questa chest che non serve a niente, ad un barrel con la redstone dentro. Tutto il resto andrà in questo barrel, tutto quello che ci sarà in più, perché ovviamente i generatori saranno pieni dopo un po', andrà dentro un trash can. La redstone ovviamente andrà direttamente nel coso e siamo a posto. Dammi qua, sì, magari la prendo. Dai, su, che ce la puoi fare, grazie. Tac, oh, no, ho sbagliato. Tac. Perfetto. Andiamo di trash can qua sopra. Ricordo sempre che i tubi, quello più lontano è l'ultimo in cui andrà. Serve qualcos'altro? Fino a prova contraria no. Mettiamo una redstone dentro il barrel. Redstone, ecco giù. Ne abbiamo abbastanza. Diciamo che non avrei bisogno di fare questa farm, ma come ho detto volevo fare le farm di tutti i minerali per poter fare le storage cell, perché sì, essenzialmente. Quindi qua abbiamo resto, qui abbiamo tutto, quindi possiamo azionarlo. Quindi mettiamo, togliamo questo, mettiamo la nostra energy cell qui,
e ci mettiamo uscita a destra e uscita dietro. Perfetto, lui taglierà tranquillamente. Ah, ecco cosa mi manca, il void pipe. Perfetto, così il liquido se ne va, noi siamo a posto e qua abbiamo redstone. Quando arriva la redstone? Quando taglierà gli alberi, ovviamente. Fatto. Allora, adesso voglio passare alla seconda parte della farm, che è il bone meal, essenzialmente. Perché? Perché serve un bone meal qua, assolutamente. Quindi dobbiamo fare altre cose interessanti. Mi serve un timer, mi serve un autonomous ancora, e poi mi serve hopper uno, e poi una chest normale. Posso mettere anche quella di diamante che ho già, e siamo totalmente a posto. Timer, dammi il mio autonomous. Mi fa più male hopper, però l'autonomous è un pentin longo. Dai autonomous, io credo in te, grande. Mettiamo qui dall'albero questo, lo giriamo, perfetto. Gli mettiamo qua sopra l'hopper. Quindi facciamo un'uscita qua, togliamo questa, mettiamo l'hopper sopra, ok, e sopra una chest. Non mi ha fatto redstone, peccato. Ma c'è il collegamento tutto completo? Penso di sì. Ho messo whitelist qua. Sì, ho messo whitelist. Bon, perfetto. Ah, perché mi è entrata qua? Che scemo. Perché anche qua devo mettere il coso blu. Qua, whitelist, broad sapling. E qua, redstone. Tada, abbiamo 12 di redstone, 13. Qua andrà il bone meal. Bone meal che dovrà essere attivato però a intervalli regolari, diciamo, perché sennò me lo consuma tutto. Quindi mettiamo il timer così e ci mettiamo un secondo e... no, questi 10 secondi mi senti troppi. Mettiamo più un secondo, 1 minuto e 20. In realtà non è proprio funzionante al 100%, però vabbè, sono totalmente dettagli. Facciamo girare il tubo qua dietro, ok. Quindi questo posso anche cavarlo, perché tanto fa un giro del cazzo. Là. Tiriamo giù, per di qua. E ok, tutto connesso. Qua possiamo toglierla così non si over fancula. Qua prenderà energia. Qua la nostra energy cell è sempre piena, perché questi qua sono abbastanza pieni. No, questi no, però i primi neanche, perfetto. E ci mettiamo il bone meal. Il bone meal lo facciamo. Per fortuna non mi è caduto, perché non c'avevo voglia di sistemarlo. Prendiamo il bone meal e lo buttiamo qua dentro, e lui automaticamente farà crescere l'albero, che in realtà io devo mettere high, così funziona soltanto certe volte. Lui inizierà a tagliarlo, lui continuerà a buttare il bone meal al blood sapling, e questo creerà il secondo albero. Vi faccio vedere subito, vai. Ok, 85, ho sbagliato timing. Comunque lui inizierà a tagliare le foglie, noi riceviamo redstone, siamo tutti felici e contenti e non abbiamo problemi. Semplice, no? Perché non vai, bastardo, figlio di puttana? Ok, ho capito perché non va. Facciamo una cosa molto rapida, mettiamo così, in modo tale che lui utilizza solo, esclusivamente, il primo. E siamo a posto. Ta-da! Redstone infinita, bitch! Bitch tantissimo! Togliamo sta stone di merda. Tanto non serve assolutamente. Io ho poco jetpack. No dai, neanche male. Quanto abbiamo? Già uno stack e 3 di redstone. E non è neanche tutta arrivata, perché ci mette i secoli quel tubo. Comunque per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ricordate un bel mi piace sul mio canale. Non trovate il gioco.